Allora, non è un comportamento normale. Normalmente su un tasso interesse, se proprio fosse stato già che era scontata, l'ho detto che era già scontata, se fosse stato così un impatto talmente forte, visto che qui con pochissimi dati o con dati che praticamente forse neanche noi abbiamo, nel momento che è salito l'euro-dollaro non abbiamo neanche capito perché è salito, ci sia stato qualche cambio di flusso monetario, ma nel momento che esce il dato, adesso è uscito mercoledì, no, sì, mercoledì sera, andiamo a vedere se lo trovo, questo qui, allora, questa qui è la candela del dato, un attimo che, sto guardando anche, un attimo si è bloccato, okay. La candela del dato è questa, ok? Il mercato è salito per andare a fare un nuovo massimo, a livello 50%, a livello doppio massimo uguale, poi ha cominciato a vendere. Cioè alla fine l'escursione è stata 200 pips dopo aver fatto la salita, quindi nel momento del dato il prezzo era qui, erano 130 pips, 110 pips. Non è un'escursione di quelle che mi devo prendere paura. Se non l'ha fatto subito, oggi, allora abbiamo mercoledì, giovedì e venerdì. Se entro oggi non fa la cascata diretta, cioè non va a cadere, che magari mi va a rompere anche questo minimo, me lo posso abbandonare l'idea di quest'anno di andare a toccare il minimo assoluto. E l'analista, in generale gli analisti, però io lo chiamo l'analista, quel tale che scrive che la parità dell'euro-dollaro arrivava fino a fine anno, adesso hanno già cambiato l'idea, adesso lo danno per il primo trimestre dell'anno. Se poi il primo trimestre dell'anno l'euro-dollaro incomincia a salire 1,12, 1,13, vedete che cambiano le analisi, quindi anche quell'analista avrà avuto, non ha più ragione e deve cambiare la sua analisi, quindi non cerchiamo sempre di guardare le notizie con tutti e due gli occhi aperti, un occhio chiuso, un occhio aperto, uno semichiuso, si ascoltano col subinconscio anzi neanche col subinconscio, anche peggio, proprio superficialmente. Ok, poi andiamo a vedere il DAX perché interessante era il DAX stamattina, lo short dal pivot. Ok, è partito il mercato, non si poteva fare, secondo short dal pivot era questo, io l'ho chiuso adesso nel webinar, l'ho chiuso qui praticamente, non faccio altro oggi, stop. L'idea adesso è ciclo chiuso, indicatori che devono andare long, gap che è rimasto aperto. Non me ne frega del gap perché li lascio lì, un attimino li aggiorniamo, però non mi interessa tradare il gap, non sono un gappista come mi piace dire, ma mi piace tenermeli. Ordinati nel grafico per capire dove potrà andare a parare il mercato. Allora, un attimino, e poi mettiamo su il crossover. Avete visto il test dell'altra volta? Praticamente il 40%, 38% in un anno. Non è male come test. Io cerco ancora non di fare più percentuale di guadagno, ma di limitare le perdite, cioè limitare il rischio, scusate, allora sono un po' sconcentrato, questo qui è il gap che rimane aperto, così l'ho aggiornato, allora questo qui è il DAX sul daily, possiamo anche darci un'occhiata veloce, poi allora ritorno sotto questo canale, vedete dove sta giocando il mercato? Sulla traversa, la traversa non è altro che il gioco della forca di pitch, soltanto un po' personalizzato, diciamo, alla Paolo, comunque a chi si fa la forca di pitch manualmente. Questa qui, adesso possiamo anche andare a vedere, magari si è spostata un po', però non penso che ci sia. Sì, si è spostata un attimino un po' in su, la spostiamo un po' un attimino più giù, eccola qui. Ok, quindi siamo praticamente lì. Nella parte bassa della forca mi chiamerò lo short, quindi sto abbandonando i massimi assoluti, se posso andarli a vedere, li prendiamo con la penna proprio per farveli vedere. Allora, massimo assoluto, massimo decrescente, anche questo è un massimo decrescente, questo qui addirittura si vede dal gap che è un massimo decrescente, qui abbiamo un minimo o un doppio minimo, qui abbiamo delle zone di minimi decrescenti che sono stati interrotti da questa zona qui, però questo qui ritorna a essere un minimo decrescente, quindi penso che ci sia il punto chiave è questo, chiaro, è un po' altino da dove siamo adesso, però sono più propenso a cercare gli short qui sotto, ok? Fino a questa zona qui, poi se mi rompe, caduta libera, ok? Attenzione che siamo a 96, qui siamo sotto la zona dei 10.000, quindi 10.000, secondo me, mi piace pensare che entro fine anno lo fai 10.000, ok? Proprio per magari hanno deciso di portare il DAX a 10.000 punti per lasciarlo a 10.000 durante le feste,
Mentre parliamo sta cercando di salire, ok? Però niente di grave. L'euro-dollaro, andiamo a vederlo veloce, ha ricominciato l'ora delle 10, scendendo un attimino, e qui mi ha fatto una spike che dovremmo andare a vedere non sull'orario, ma in questo caso nel 4 ore, perché nel 4 ore mi parte il ciclo. Quindi si trova sopra questa resistenza, o in questo caso supporto, vediamo come si comporta. Nel frattempo io vorrei, sì, questo, allora, un attimino solo perché devo sempre controllare che sia il conto giusto per fare. Ah, se me l'ha aperto nell'altro lato. Allora, lo faccio vedere. Ah sì, ok. Allora, vorrei con voi andare un attimino ad analizzare una cosa. Il test dell'altra volta l'abbiamo visto com'era. Vogliamo fare una cosa veloce sul minuto. Allora, sul minuto le medie conterano 12, questo è sicuramente 64, questa qui è un 32, no? Non me la vuole dare. Ok, allora facciamo così. Abbiamo il grafico a un minuto. Vogliamo vedere meno meno incroci per non avere tanti falsi segnali. Allora è un po' difficile sul minuto perché è molto reattivo, molto laterale. Lo cerchiamo un 15 minuti che forse è meglio, o ancora meglio puntiamo sul 15, visto che l'altra volta avevamo il 15 che ha funzionato molto bene. Sul 15 avevamo una media a 480, era la media quella color acqua. Infatti la mettiamo acqua perché questa era turchese, la mettiamo acqua. Acqua è questa. No, acqua non è questa, proprio per essere ordinati con quello che mi dice il mercato. Poi avevamo una media a 150 periodi, no, 180 periodi esponenziale gialla. Già vedete che qui cambiano, gli incroci sono molto più lontani uno dall'altro, cioè sono lontani nel senso che abbiamo l'incrocio della gialla con la blu che avviene qui, lo stop loss è questo qui e il mercato scende. Qui abbiamo un altro incrocio con la gialla, con la blu, non so se avviene perché non so se si stacca i 2 pips, questo è lo stop loss, mi prendeva uno stop loss e così via. Adesso andiamo a cercare un attimino con questi settaggi di cambiarli un attimino perché il lavoro è questo alla fine adesso, il test sono quelli, il lavoro è questo, cioè, lo stop loss è il 50%, non cambia più di tanto. Allora, vogliamo fare un lavoro un po' più per tornare un attimino all'idea che un 50 era troppo, allora un 100 di stop loss. Ok, lo stop loss è a 100, in questo caso è lo stop loss un attimino più vicino alla linea gialla. Allora, vediamo se è il caso di incrocio questo. Qui abbiamo un incrocio della blu, questo qui è l'incrocio, questo qui è lo stop loss con giro. Ok, abbiamo limitato un po', diciamo, lo stop loss. Le altre medie le lascerei così o addirittura vorrei mettere la linea blu ancora un attimino più veloce, proprio aumentando di 600 periodi. Poi mettiamo la gialla, visto che 180, allora fatemi vedere un attimino, 480, 150 sono 3 volte, 600 metterei potremmo anche lasciare 180. 180, sì, ci sta. Allora, un 180, allora un attimino che mi riscrivo perché sennò 600, 180, 1 e lo stop loss a 100. Allora, quando mi prende lo stop loss vuol dire che deve contarmi tot candele indietro, quindi ne mettiamo 200 più o meno, anche qui vediamo lo stop loss. So che sto parlando arabo, però vi ripeto che è una questione di poi capirlo assieme. Qui c'è uno segnale short. Lo stop loss sarebbe questo, è 700, 160 candele, quindi non vale più la pena metterlo indietro. Allora, vi faccio lo spiegone durante il settaggio. Allora, se io vado qui, ok, mettiamo il conto da 1000 in questo caso. Lo stop loss è 200 candele, vuol dire che lui mi prende il valore della media che io inserisco come stop loss, che sarebbe questa, che in questo caso è 50,
La metto però a 100 perché l'abbiamo cambiata. La metto a 100 perché l'abbiamo cambiata. Ed è questa. Vuol dire che se lui mi prende lo stop loss dopo aver fatto la linea gialla, la linea blu, il segnale short, mi va indietro di 100, di 200 candele e mi dice ok, questa media magenta che è quella a 100 periodi è a 147 candele, è questo qui il massimo. Fino a 200 io conto, dove trovo il massimo mi metto lo stop loss. Ok? Semplice, semplice. Poi, questo va bene con lo stop loss. Questo è lo stop loss, scusate. Questo è il massimo delle candele che conto per fare il segnale. Siccome io qui ho uno slip edge di 3 pips, ok? Per evitare che se mi apre questa situazione qui in short e il mercato però è già qui basso, se il prezzo è distante di più di 3 pips, non me lo prende. Vuol dire che deve aspettare di tornare su, ritestarmi la zona e quando arriva qui mi apre la posizione. Quindi va bene che sia anche così. Quindi lo lascio. Vediamo, qui è il segnale, 200 pips ci stanno anche pure. Allora, mettiamo anche qui 200 pips di distanza dal segnale per evitare di 3 pips. Questo qui lo lasciamo a 3 punti, tanto non ha senso cambiarlo. Poi facciamo anche in test con lo slip edge a 10. Poi qui la dobbiamo cambiare perché abbiamo messo 600 periodi. Lo stop loss era a 100 e questo qui l'abbiamo lasciato normale. Vedete che qui ho messo il punto 1 che sarebbe, se andiamo a vedere qui, il punto 1 è il mode, cioè il modello gold mode. Allora andiamo a vedere se lo troviamo. Mode, vedete che qui c'è scritto mode. Questo. Allora vedete, il numero 1 è EMA, cioè esponenziale moving average. Quindi la metto più reattivo, quindi metto il numero 1. Ok? Test l'abbiamo messo a 1000. Questi vanno bene, non metto ancora take profit o stop loss prefissati, non metto neanche il trailing stop, lo lascio andare così. Ok? Vediamo se ho messo tutto, il livello a 15 minuti, quindi abbiamo questa cosa qui. Lo metto senza visualizzazione, così nel frattempo andiamo a vedere un po' i grafici. Allora, euro dollaro, vado. Infatti prima di fare il webinar avevo fatto questa cosa qui, mi si era bloccato tutto il PC perché non trovava qualcosa, cioè non so. Comunque, ok, lo mettiamo sul grafico e vediamo come va a finire. Nel frattempo lo sposto nell'altro monitor e andiamo a vedere come si sta comportando l'euro dollaro. L'euro dollaro è sempre fermo lì. Non so se oggi, a parte che oggi dati non ce ne sono, ma non so se ci sarà adesso, prima di Natale, il movimento, quello che è successo anche l'anno scorso, alti e bassi, alti e bassi. Quindi, per chi ha preso paura per il tasso di interesse, magari ha voluto nel momento che usciva il tasso o addirittura prima, che era magari la cosa più sensata farlo prima, se per chi l'ha fatto, e ha preso paura e ha aperto posizioni short, io consiglio di flattare gli short fino a fine anno, se riuscite a flattarli. Perché secondo me ha più senso aspettare, avere pazienza e pulire il conto dagli short. Avere degli short sui minimi assoluti non è la cosa più bella. Avere degli short magari quando il mercato è già arrivato a 1,12, allora ha più senso perché il mercato è già stato, cioè il terreno è già stato calpestato. Ok? Nel frattempo andiamo a vedere sterlina franco svizzero come si è comportata finora. L'epicentro è questo, 1,47. In tanti conti che l'ho inserito, vedete che c'è un epicentro da 1,50 fino a 1,47, sono 300 pips, mentre lui sale, vende, mentre scende, chiude. Quindi va bene anche che ogni tanto mi faccia una salitina e poi se mi ritorno a 1,47 da sotto incomincerà a comprare. Quindi per il momento questa qui è stata azzeccata e funziona. La sterlina dollaro che nel frattempo che ci fa soffrire, perché ci fa soffrire, vi ricordo che ci fa soffrire, però nel frattempo sta dando lo stesso i suoi frutti. Ok? Allora, qui abbiamo un livello chiave rotto, qui abbiamo un secondo livello chiave rotto, cioè abbiamo dei minimi crescenti che sono stati interrotti qui, facendo un nuovo minimo. Ok, il prezzo però ha ricominciato a salire riportandosi sopra questa zona. Allora, questa zona qui secondo me, così posso costruire anche un'analisi, posso questa zona qui, la mettiamo così, tanto non importa, è un livello chiave.
L'epicentro lavora fino a 1,5250, quindi adesso è andato fuori di questi 200 pips, è andato fuori di 150 pips. Va bene. Cosa posso fare in questo caso se vado fuori dal range? Due cose sono le possibilità. Aumento il range che lavori anche qui in long. Mi metto un epicentro qui che allora questa zona qui me la lavoro in short. Secondo me non ha senso, però sono le possibilità che posso fare. O controllo i minimi crescenti. Se adesso vedo che questa cosa qui sta reagendo così, magari c'ho ragione, mi ritorno qui sopra e ho ancora il mio epicentro valido. Ok? Questa, attenzione, la lascio stare per il momento perché secondo me non ha senso star lì a notare che la stellina ha perso questa in velocità, questi 200 pips o 150 pips, perché assolutamente è l'escursione che ha fatto con la forza del dollaro nel momento che è uscito il tasso di interesse un po' superiore. Ok? Quindi il rialzo del tasso magari era una cosa inevitabile da parte della Yellen, perché magari c'era anche la pressione della stampa, la pressione di tutti i mercati che ormai si aspettavano questo, quindi un dato deludente, cioè un non rialzo del tasso avrebbe portato magari un subbuglio sui mercati che magari prima di fine anno non era la cosa migliore. Ok? Questa cosa qui potrebbe essere l'ultima escursione long del dollaro, dell'indice del dollaro, quindi magari nel primo trimestre, primo semestre dell'anno 2016 lo vorranno indebolire proprio per aumentare un po' l'economia, l'esportazione americana, ok? Che nell'ultimo anno sicuramente ne ha risentito perché il dollaro è troppo forte, ok? Bene. È stato bene per l'importazione, cioè hanno importato perché il dollaro era più forte, però adesso, insomma, un attimo che voglio vedere perché non mi parte la prima operazione. 12, 18, 12. Vediamo quanto parte. Partendo qui. Si sta lavorando. Ok, lo lasciamo lavorare. Perfetto, allora questo ve l'ho detto. Euro Weekly. La candela che si ritrova in questa zona qui di nuovo, nuovamente in questa zona qui, abbiamo visto tante volte che servite per fare trading queste trend line, questo canale blu. Adesso siamo nuovamente in questa zona qui, siamo in una zona di supporto molto forte. Guardate questa zona qui dove è stato rivenduto, questa zona qui dove è stato comprato. Adesso siamo di nuovo qui. Se vogliamo vederla a un mo' di Fibonacci, da qui a qui sono 550, 280, più o meno la metà, siamo quasi al 50% di Fibonacci in questa zona qui. Ok? Non so, solo a spunto visivo. Qui la falsa rottura che ha dato via al long, immotivato da nessun tipo di dato, arriva alla media 100 e comincia a scendere. Adesso qui siamo di nuovo, vedete, sì. Vede benissimo che qui c'è la zona di supporto, quindi sul daily ancora sto fermo. Se volevamo andare a vedere a modello Fibo, questa candela qui sono 100 pips, 110, vedete che qui avrebbe trovato il supporto o la resistenza a 70 pips, quindi più o meno il 50% di Fibonacci su questa candela lunga avrebbe funzionato. Allora, è partito il sistema. Ha fatto la prima operazione in negativo perdendo 5 euro. La faccio vedere. Vediamo che il conto è adesso da 1000, quindi vediamo veramente se il conto può tenere questo metodo di martingala. Infatti vedete, la prima l'ha persa ed era a livello a 0,01. La seconda che fa, addirittura vedete che fa un buy e qui fa un altro buy. La fa a livello 2 guadagnando 6,43. Adesso fa la terza e la terza me la fa di nuovo 001 perché parte da 0, perché questa è stata una posizione vincente. Quindi se noi guardiamo il grafico, zac zac, due operazioni fatte qui nella prima seconda settimana di gennaio del 2015. Ok, quindi abbiamo la prima e la seconda. Notiamo che abbiamo buy buy sell buy. Ha fatto due buy di seguito, c'è un sistema per fare solo only reverse, cioè nel senso che mi fa soltanto long short, long short, long short, oppure c'è anche il motivo di dargli long short, cioè semplice, che lui decide se fare anche due long consecutivi. Questo poi ve lo spiego magari,
quando abbiamo l'indicatore, cioè quando abbiamo il robot completo, funzionante, lo spiego in un video perché vi faccio vedere il perché si muove, a volte anche due long e a volte anche tre long, perché c'è il motivo che se non si divaricano di 5 pips le medie non fa l'operatività. Attenzione, una perdita, seconda perdita, terza perdita, quindi vuol dire che qui la leva aumenta. Infatti abbiamo un 0,8 che già diventa un po' pesante perché il conto è da 1000. Ricordiamo che il conto è un test con un conto da 1000 questa volta. Per rendermi le cose un po' più difficili faccio il conto da 1000. Secondo me quando un robot può funzionare nel conto da 1000, certo che sì, sicuramente ci sarà una probabilità più forte, cioè più alta la probabilità di perdita sul conto da 1000, però se il test tiene sul conto da 1000 posso diciamo un attimino andare un po' più sicuro con il conto da 3000, ok? O da 2000, cioè più in alto è il conto, più alto è il conto da 1000, meglio è. Ok, andiamo a vedere i risultati. L'ottava sembra adesso non ancora complicata, non ancora terminata, però con cioè l'ottava nel senso che 008 sembra tenere, adesso più tempo ci mette, non potrebbe dare una bella posizione, è quello che vi dico, a volte va bene anche rischiare l'1, il 2, il 4, anche l'8, anche il 16, perché poi con pochi pips guadagno molto di più. Lo teniamo sotto controllo, nel frattempo torniamo di qua, facciamo un webinar così, visto che sono partito in ritardo, lo dobbiamo fare così. Ok, tanto l'euro-dollaro fermo lì, la sterlina dollaro intraday, andiamo a vedere, anche qui stessa situazione, allora. 1, 2, 3, addirittura ancora più chiara che l'euro-dollaro, quindi abbiamo qui, non può essere un ciclo, quindi sono assolutamente due, questo qui è un ciclo e questo qui è l'altro ciclo, quindi in ogni caso siamo in partenza qui su questo minimo, è stata la partenza, o qui, un attimo che non mi metto dritto, o qui, cioè insomma alla fine. Non è che cambia tanto, però lo mettiamo qui, perché abbiamo il segnale ciclico dell'indicatore e qui abbiamo il ciclo 4 che fino a prova contraria mi dice ho chiuso. Allora, ho visto qualcosa sul robot. Faccio vedere una cosa che non so se è da tutti avere questo sangue freddo, però vi faccio notare una cosa. Mentre lui apriva la 001 perdendo 5 euro, ok, non so, da qui, la 001 perdendo 6 euro ancora eravamo tutti tranquilli, perdendo la 002 perdendo 7 euro ancora tutto andava bene, perdendo un 04 con 15 euro tutto andava bene, perdendo, guadagnando con 08, un 008, 595 euro con un conto da 1000, con un conto da 1000, con un conto da 1000, con un conto da 1000 questo qui è il 60%, o meglio dire il 59,5%. Ok? Qui adesso non voglio entusiasmare nessuno, non voglio dire che abbiamo trovato qualcosa o meglio, ho trovato qualcosa, datemi per favore la pacca sulle spalle. Cioè, dopo 2 mesi che non carico video sul blog, che mi sono racchiuso dentro me, che ho la scrivania piena di fogliettini, il lavoro più bello è, secondo me, quando, diciamo a livello artistico proprio, mi ritrovo a aver finito una composizione, parliamo di composizione nel senso che ho composto un robot, un indicatore, un'indicazione, un segnale, qualsiasi cosa che abbia a che vedere con il mio lavoro che è il Forex, quando mi trovo ad aver finito la mia composizione, mi ritrovo anche la scrivania, è un rito praticamente mio, piena di pennarelli, evidenziatori, colori, penne, matite, fogliettini attaccati ai monitor, attaccati alla parete, insomma, attaccati un po' dappertutto, notizie e piccoli appunti che mi sono preso con un criterio praticamente tutto mio, la mia scrivania è quello che è il mio diario praticamente. Adesso quando io concluderò questa composizione passo mano a mano ogni fogliettino prendendomi un foglio bianco e riportandomi tutti gli appunti, se hanno senso ancora, in un foglio
Ecco qua che è partita, in un foglio bianco puliti per avere proprio la chiarezza di quello della composizione, della ricetta, diciamo, che ha portato ad essere una composizione logicamente vincente. Io vi ricordo che sono 4 anni e 2 mesi che lavoro su questa roba, ok? 595 euro dopo averne persi 15, 22, 28, quindi facciamo una somma di 30 per guadagnare i 595. Il grafico si è riportato qui in alto, ha fatto un salto da qui sopra a qui sotto, ok? Adesso abbiamo sul nostro conto da 1000, dopo aver visto un attimino il 986, 970, abbiamo il conto a 1567. Vuol dire che ci potrebbe essere un drawdown di 567 euro e ancora io il mio capitale ce l'ho lì ancora, che non rischio niente, perché posso dire fino a quando arrivo a 1000 stoppo tutto, non ho perso niente, ho perso solo tempo. Ok, nel frattempo lui continua a fare operazioni, una da 17, con la leva 001 va bene, ne ho persi una da 4, va bene, ne ho perso una da 17, va benissimo. La seconda con la leva doppia, cioè una da 001, una da 002, una da 04, guadagno 19. Questo è il martingala, attenzione, non è una cosa inventata. Questa l'ho persa 001, questa ne perdo 002, adesso devo vedere con la 004, non è detto che con la 004 io guadagno di più per andare a coprire le altre perdite. Potrebbe essere anche che, perdonatemi la parola, che nella sfiga prenda un take profit guadagnando solo 5 euro. Va bene lo stesso perché intanto mi elimina una posizione che sarebbe una 008 oppure una 0016, che magari comporterebbe a portare un drawdown ancora più alto. Mi interessa ripartire da 001. In questo caso però devo aspettare quello che sta facendo il mercato. Quindi anche qui ne ho persa una, ne ho persa due. Vorrà dire che i tentativi, allora se io ho, vediamo come riesco a formulare la cosa. Allora io ho dei tentativi per prendere, i tentativi sono statistica, quindi non vorrei dire di bravura. Allora la statistica mi dice un long va male, un altro long va male, terzo short va male pure. Cioè, alla fine la statistica, long e short, 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 long, prima o poi la devo azzeccare, giusto? Quindi la questione mia è stata capire, o meglio ancora, ritorniamo all'idea che la mente mia è un po', dopo un po' di tempo, satura da tante altre cose, come tanti dati, tante cose che sto facendo, ma un webinar, parlo con una persona, parlo con un'altra, sento magari anche le magagne di qualcuno che non è produttivo nel trading, sento magari anche la scontentezza di qualcuno che sta usando un robot ed è partito male, oppure la gioia e i ringraziamenti di chi ha usato lo stesso robot però è partito bene, nel senso che è partito in un'altra tipologia di tempo, no? Di era di mercato. Quindi queste cose qua anche, insomma, fanno un attimino da peso sulla testa. E Alessandro, nella domenica, attenzione domenica, quindi anche la domenica giorno lavorativo per queste cose qui, anche perché Alessandro è l'unico giorno sabato e domenica che diciamo mi può dedicare più tempo, mi dice: ma guarda, se noi abbiamo una statistica di 8 posizioni in perdita, vorrebbe dire con un rilancio di martingala il massimo che ne perde sono 8. Possiamo fare questo test. E poi se non va, gli ho detto, se non va proprio abbandoniamo, perché sono 4 anni e 2 mesi che cerco sempre di far funzionare questo crossover, che mi piace tanto l'idea, però non fa funzionare. Allora abbiamo fatto diversi test e ho test anche dove ne perde solo 3 o 4 in tutto l'anno. Quindi perdendone 4 di seguito e con la quinta mi porto il mio capitale ancora più alto, però va bene. Allora, qui abbiamo la leva 04, andiamo giù, vedete che è una 004, la sorte vuole che ho guadagnato 128, 128 perdendone 6 e 9, sono 15, facciamo 16 con i centesimi, quindi avevo 19, 20, quindi ne ho persi 16, sono già più 3, qui con 128 sono 131, 131 il grafico mi schizza in alto. Però attenzione, c'ho di nuovo un drawdown, 18, 39, vedete? E qui continua la leva 004. Siamo in un time frame a 15 minuti, quindi bene o male c'è tanta operatività, ma non tantissima. Se lo metto sul minuto avrò sicuramente più posizioni di perdita, magari forse anche no, dovrò fare tutti i test. Quindi questo test qui dura un'ora e mezza, un'ora, un'ora e mezza. Se io faccio 3, 4, 5 test al giorno, sono 5, 6, 7 ore di test. Ok? Quindi attenzione, è un lavoro anche questo. Guardate, ne ho persi 18, ne ho persi 40,
facciamo 20 e 40 su 60 e non guadagnate 89. L'importante è che io il mio grafico, la mia trend line è questa. Ok? Se io adesso riesco con un'altra bella posizione a riportarmi sopra i 2000, ho il 100%. Roberto, è quello che sto cercando. Alessandro, Marco, Silvia, a tutti, cioè, sono 2 mesi, magari Umberto, sono 2 mesi che sono magari assente nel blog, sono 2 mesi un attimino che tra vita e lavoro, nel senso che non faccio del mio lavoro la mia vita perché mi stacco ogni tanto, mi stanno succedendo cose nella vita che sono belle, rendono un po' armonica, diciamo, tutta la monotonia della vita, quindi è un po' anche una spinta che mi viene data dalla forza, dall'energia che mi viene trasmessa magari anche da altre persone che mi stanno vicino. Ok? Può succedere che questa energia mi venga trasmessa anche da voi quando vi sento con entusiasti e magari anche contenti, ho il conto, guarda, era 800 e me l'hai salvato, sei il salvatore del mio conto. Non sono io il salvatore del conto, non è il robot il salvatore del conto, è, diciamo, il momento giusto dove il robot è stato piazzato, quindi ha funzionato bene, non questo robot, ma sto parlando dell'epicentro, quindi non è bravura mia, anche sì, certo, per la costruzione del robot, ma è più che altro che un attimino, e perdonatemi di nuovo la parola, è un attimino di culo che vi è andata, perché con un conto da 700-800 arrivare a 1200, 1300, 1400 come stanno facendo tanti, di nuovo, perdono, ma è una botta di culo, perché se uno ha un conto da 800 può sperare e basta, se uno ha un conto da 8000 può andare meglio, c'è la probabilità di andare ancora meglio, c'è chi ha il conto da 30, da 40.000, io penso che non li ho mai sentiti, li sento ogni tanto perché fanno i ritiri, c'è chi ha il conto da 10-15.000. Non adesso per diciamo farvi un attimino invidia per chi magari ha solo il conto da 1000, ma chi ha il conto da 10.000 chiaro che è più avvantaggiato. Chi poi ha messo il conto da 3.000, 4.000 e si è reso conto il perché potrebbe guadagnare di più e il perché è più stabile il conto da 10.000, ha fatto anche questa settimana il conto da 10.000 o da 15.000. Insomma, non voglio dire assolutamente che sia sbagliato fare un conto piccolo, però fare un conto piccolo è più esposto al rischio, basta, questo qui è quello il mio discorso. Allora torniamo a noi, guardate, e vi dico che questo test magari l'ho anche già fatto, non lo so, nell'altro computer sto facendo i test, magari l'ho anche già fatto, adesso l'ho preso a caso perché volevo vedere con voi dei settaggi. 1,89 guadagnata, ne ho guadagnato 1 da 2, va bene, ne ho perso 1 da 6, ne ho perso 1 da 11, sono 17, 18, 25 e qui diventa 85, vedete che qui già diventa una posizione molto grande a 0,16, potrebbe anche andarmi contro, a tornarmi a 1000. Adesso sono curioso perché vi ripeto, questo test non ce l'ho in mente, non so se l'ho già fatto, probabilmente sì, però non me lo ricordo, quindi potrebbe anche adesso darmi conto e tornare di nuovo a 1000. Adesso andiamo a vedere, è una posizione da 0,16 molto alta, vedete che ho perso 164, in ogni caso sono sempre sopra i miei 1000. E ho un 0,16, quindi adesso abbiamo un 32. Con questa posizione qua, a prendermi uno stop loss, potermi veramente perdere 2, 3, 400 euro. Però prendermi un trend dopo, statisticamente, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso io sto un attimino speculando di quello che viene fuori dopo, infatti l'ho detto così. Se io ho 5 volte il colore rosso sulla roulette, posso puntare sul nero. Sarebbe un attimino da kamikaze puntare sul rosso, giusto? Allora punto sul nero. Quindi statisticamente cos'è che mi dice il grafico? O cos'è che mi dice il robot? Che più alzo la leva è perché più volte ho fallito. Quindi sto raddoppiando la posta. È proprio il paroli. Ancora non me l'ha data. Questo è un segno di buono perché vuol dire che si sta allontanando. In questo caso qui ancora non ho inserito un break even, io posso mettere un break even che quando arriva a 50 pips il robot mi mette lo stop a pari. A volte è anche un controsenso perché mi mette lo stop a pari, mi prende lo stop a pari dove magari avrei guadagnato come prima 600 euro. Ok? Quindi lo stop a pari non è sempre conveniente. Ancora non mi ha fatto questa. A livello di test mi piace pensare che non l'ha ancora chiusa perché ci sta lavorando e sta guadagnando, ma magari sta soltanto andando in laterale e non lo so. Adesso vediamo, lo teniamo monitorato. Ok, il grafico si è spostato un attimino in giù, adesso andiamo a vedere, magari mi ha dato il risultato, non me l'ha ancora dato, il grafico è andato in giù, con la prossima potrei farmi lo scalino rialzista oppure tornarmi sotto i 1000, ok? Quindi questo è il rischio, magari chi era arrivato a 1700 doveva
mettere in atto qualcos'altro, oppure nello stesso conto si poteva usare l'epicentro, quindi abbiamo due risorse. A me non piace illudere nessuno, non mi piace dire a un conto che fate 1000 euro, per carità usate questo robottino e i 79 euro, bene o male esco. Certo escono, però lo scopo è che questi 79 euro che escono dal conto escano anche dei guadagni. Cioè, ma ripeto, con un conto da 1000 è molto difficile, perché se anche andiamo a vedere questa cosa qui, che ha guadagnato 595 dopo 3 mesi, il conto era bloccato 3 mesi per fare 600 euro. Okay? E dopo, adesso il 4, vediamo il giugno, altri 3 mesi, il conto era 1700-1600, però quasi quasi sta scendendo a 1400, e sono già passati 4 mesi da quando sono arrivato a 1700. Quindi o sono capace di togliermi ogni volta 100 euro, che sì, ha senso e non ha senso, perché mi serve molto margine per coprire eventuali posizioni che magari non vanno a guadagnare, quello è. Allora, questa non è andata a guadagnare, questa no, vi faccio un'analisi veloce. 7, 20, diciamo 30, 100, 250, ho perso 250 così, contandoli così alla grande, e ne ho guadagnati 168. La cosa bella cos'è qui? Che ho praticamente perso solo 70 euro, diciamo, o 60 euro che ho perso. Però mi sono liberato da una posizione di 0,032, che è non grandissima perché è un 0,30, però poteva diventare anche un 0,64. Io me la sono tolta e sono ripartito da 0,01, ok? Perdendo altri 11. Quindi l'equity line dai 1700 che era, sì, vabbè, sono a 1619, ci sta, ho perso 100 euro. Adesso vediamo se mi imbrocca una posizione bella pesante, va bene. Certo che se io vado a fare 595 euro con una leva da 0,08, io qui con una leva da 0,32 avrei fatto magari anche il millino. Ok? Però preferisco alleggerirmi, fare posizioni da 0,01, ok? 0,02 massimo. Vi ripeto che questo è un martingala semplice, c'è il martingala trio, c'è il trio, vuol dire che se io parto da 0,01 con i conti a 10-12 mila, la 0,01, la seconda è 0,03, la terza è 0,09, 0,09, 0,27 e così via. 81 diventa pesante, ma con un conto a 10.000 lo posso fare. Capite che la questione è andare a recuperare, anche se penso che anche se c'è già la funzione della tria, cioè 1, 3, 9, 27, 81 e così via, che triplica, non moltiplica, secondo me non ha senso per questo robot usarla. Ha più senso usare il martingala semplice, cioè il raddoppio, il paroli, il cosiddetto paroli. Vedete, qui ne perdo 11 e me ne guadagno 9, va bene lo stesso, perché a me interessa tenermi più o meno in questa zona, fino a quando farò il malloppo. Quando lui fa queste cose qui, che perde e guadagna più o meno la stessa, vuol dire che c'è il mercato in laterale. Questo è chiaro e palese, il prezzo rimarrà sempre quello. Ok? Adesso andiamo a vedere, lo teniamo ancora un po', poi vi lascio perché ho degli appuntamenti prima delle 11, poi devo prepararmi ed uscire, perché oggi è venerdì e c'è un attimino anche da parte mia la pressione che la settimana è finita, e sono contento che sono passati anche questi dati. Sono contento che nessun conto, nessun assolutamente nessun conto, anche il più preso male, preso con le bombe, nel senso che stava per scoppiare o stava per bruciarsi il 24 agosto a 1:17, dovendo aprire manualmente delle coperture, parlando con la cliente, mi ha detto sì, fai tu, ho aperto delle coperture. Questo conto era preso proprio a briciole, a brandelli. Anche questo conto si è salvato, quindi sono da una parte contento che quel conto lì, se adesso continua l'andamento dell'euro-dollaro così, o addirittura va a rialzarsi, si salva un bel conto da 5-6 mila euro, insomma, 5 mila euro è qualcosa. Quindi un conto che ha visto praticamente quasi la fine, riprendendosi. È una cliente che ormai è 7-8 mesi che è con me, quindi ha già fatto i suoi prelievi, quindi è contenta, quindi vede ancora la possibilità di uscire da questa situazione. La cosa che magari non è giusta o è giusta è se io ho la possibilità, non dico chi non ce l'ha, chiaro, ma chi è giovane, chi è ancora a scuola, io seguo tantissime persone, anche ragazzi giovani di 20 anni che stanno ancora all'università o che ne so, le superiori, e hanno un conto di trading. E la cosa più avvantaggiata è quella che magari sono ancora giovani, hanno ancora la mente libera. Non posso mettere un conto da 10.000, ma magari hanno un conto da 1.000 e magari okay, dopo Natale metto altri 500. La questione è, se io ho un conto da 3.000 e lo vedo in difficoltà,
devo mettere altri soldi per coprire le perdite se voglio mantenermi quel conto. Non sono soldi andati, buttati via perché magari li perdo ancora. Li posso ritirare a febbraio, li posso ritirare a gennaio, quando tutto si risistema li ritiro. Questo è il mio consiglio per i conti quelli piccoli. Chi non ha la possibilità purtroppo si deve in una maniera o nell'altra cercare di salvare il conto, magari con delle coperture non è la cosa migliore. Adesso, per finire tutto il discorso, non è la questione che io abbia detto magari che l'epicentro, tutti gli epicentro sotto l'1,10 o l'1,08, ci sono epicentri che lavorano da 1,04 fino a 1,012, quindi attenzione, stanno ancora continuando a guadagnare. Quando arriveranno 1,12, gli epicentri sui conti da 10-15 mila, 30-40% l'hanno portato a casa, così somma sommaro per fare una statistica veloce, magari faranno anche solo il 20%, ma fate il conto che se da 1,04 fino a 1,12 continuano a lavorare in long, mentre sale e scende, quante posizioni gli fa con un ritracciamento di 20 pips, guadagni di 20. Tutti i giorni porta a casa qualcosina. Chiaro che queste cose qua si può fare su un conto grande, su un conto piccolo non le posso fare perché non si può esporre un conto da 1000, da 1,04 fino a 1,12, prima o poi salta. Cioè, magari anche tiene, ma ci vuole veramente tanto culo, scusate. Ok, qui continua la statistica di più o meno, vedete, ne ho guadati 1, ne ho persi 14, un 15, avevo guadagnato 6 euro, quindi bene o male mi sto riportando di nuovo sulla soglia dei 1733. Ok, sto un attimino qui con voi, nel frattempo vi dico, stanno a gennaio i broker non fanno più le offerte. Perché non fanno le offerte a gennaio? Perché le fanno adesso? Perché c'è il business natalizio. No, non c'entra proprio niente il business natalizio con il broker, proprio non c'entra. Anzi, lo fanno perché a gennaio il mercato sarà molto più calmo e quindi non è conveniente per il broker farvi fare adesso, farvi fare a gennaio, un versamento perché poi aumentate l'operatività e sarete scontenti perché non c'è movimento. Non c'è movimento, quindi fate poca operatività, il broker non guadagna sullo spread, è tutto un circolo vizioso. Se fate le promozioni che ci sono adesso a dicembre, adesso io non lo so perché per fortuna io non faccio depositi o comunque non voglio incrementare i conti, non voglio spostare o fare altri conti perché bene o male da quando guadagno sposto e faccio altri conti automaticamente dal mio guadagno già incassato. Però chi vuol fare adesso un incremento o vuol fare un secondo conto, e questo qui è un consiglio che do a tutti, se avete il conto che sta lavorando con i robot, fatevi un conto extra per fare le vostre cavolate, cazzate, esperimenti, puntate, gambling, cicli, che ne so io, posizioni a lungo termine. Cercate di farli in un conto extra, non dico di farvi un conto altri, se avete un conto da 5.000, di farne un altro da 5.000. Fate un conto da 500, da 1000 euro e giocatevi, però fatevelo adesso perché adesso c'è la possibilità. A gennaio vi potete scordare che ci siano le promozioni. Ok? Adesso la questione è che sta per uscire il crossover che praticamente io ce l'ho già attivo in un conto. Vabbè, ce l'ho già attivo. Sono cavoli miei, è il mio conto. Però uscirà adesso ormai, non ce la faremo più nelle vacanze, diciamo. Natalizie, io e Alessandro, il mio compare che mi fa i robot, che mi fa tutto, lo metteremo a posto, ok? Sistemeremo tutto, anche il sito, potete scaricare altre cose, va bene, però la promozione per il crossover sarà anche limitata, perché purtroppo il crossover è a pagamento, costa 79 euro, lì non si scappa. Se questo crossover qui con un conto da 1000 vi fa in un anno 2000, avete guadagnato 1000, ok? Però se dovete pagare 79 euro al mese, vi do ragione, sono 800 euro che non ne ricavate niente, giusto? Però immaginatevi su un conto da 3.000 o da 5.000 quanti soldi ve ne tirate fuori per guadagnare di più, perché oltre al crossover vi potete mettere anche dentro altre cose, ok? Io sto facendo il test con il conto da 1.000 per vedere se tiene, ok? E per il momento sta tenendo, ok? Se avete oltre al crossover anche un epicentro oppure anche un algo drive che magari sul conto da 1000 non si può usare, secondo me perché diventa un po' difficile, gli algoritmi sono un po' un attimino più esposti a tenere molto drawdown, quindi sul conto da 1000 non si potrebbe fare, però mettere un epicentro in più anche
il crossover che comunque c'ha lo stop loss predefinito, va bene perché riuscite a tirarvi fuori 79 euro al mese. Quindi la promozione per il crossover, non dico di scordarvela, però sicuramente sarà limitata. Sarà magari un mese gratuito, ma un mese gratuito perché il broker vi paga un mese di iscrizione. Cioè il mese dell'abbonamento che vi paga il broker lo potete usufruire, ma un mese passa in un batter d'occhio, cioè un mese è velocissimo a passare. Ok? Quindi non è una promozione di quelle che c'è stata magari ottobre, 3 mesi gratuiti, che passano anche veloci. Già siamo a dicembre, gennaio finiscono le promozioni. Fine gennaio finiscono tutte le promozioni che ci sono state a ottobre. Ok? Quindi attenzione, se volete fare adesso anche un conto minimo, contattate Micaela che qualcosina ve la può fare, sia chi ha il conto già, già c'ha già un conto, magari la promozione. Il bonus sono un po' tirati, essendo un broker regolamentato sui conti alti, un bonus al 30% non ve lo danno, scordatevelo perché sono soldi, sono un broker regolamentato, dal punto di vista che volete farmi un ritiro vi danno i vostri soldi. Andate ad un broker che vi dà il 100%, ragazzi, col 100% se io metto un conto a 10.000 mi date il 20.000, più o meno potrò guadagnare, però quando io guadagno mi faccio il ritiro, non mi date i miei soldi, non ha senso, quindi preferisco un broker regolamentato. Broker regolamentato che sta funzionando veramente bene, infatti adesso lo troverete anche in tanti altri siti italiani, ci sono delle recensioni perché il broker piano piano sta prendendo piede in Italia ed è un bel broker. Non ve lo dico perché lo sto usando solo io, ok? Perché sta andando bene, lo notate anche voi, il supporto è eccezionale, eccezionale, c'è anche addirittura scrivendomi su Skype il venerdì o il sabato, domenica sono riuscito anche a sistemare cose nel weekend, ok? Quindi anche questo è un punto da tener conto per avere un broker che sia dalla vostra parte. Ok, vedete che qui il grafico si riporta con una linea praticamente orizzontale, a fare più o meno 0 più o meno 0, c'è la tranquillità, tutte posizioni che non vanno oltre a 0,04, quindi va bene. Cioè, adesso siamo il 10 settembre, mancherebbero 3 mesi, adesso non voglio tenervi fino alla fine, però con una bella posizione alta potrei portare il conto a 2.000. Adesso non so, mi date un po' di feedback se la cosa vi potrebbe interessare, se vi piace. La questione è, io posso usare anche il crossover su altri time frame, lo posso usare anche sul 4 ore, lo posso usare, però devo cambiare i settaggi, quindi tutta questa cosa qui la porto a rallento perché fa rallentare tutto quanto perché logicamente ci vuole tanto tempo per fare i test. I test sono un'ora e mezza, vedete quanto tempo sto parlando, adesso un'ora che sta andando questo test ed è rilento. E poi devo segnarmi tutte le cose, quindi bene o male diciamo, tolgo quello che sta funzionando meglio e lo vado a fare impostazioni, perché adesso con questa cosa qui che sta guadagnando 1650 euro mi piace perché sono il 65% su un conto da 1000 e non ho ancora finito l'anno, però vorrei limitare ancora il rischio, vorrei limitare il rischio di se all'inizio questo conto qui fosse partito, al posto di partire così a rialzo, fosse partito a ribasso, avrei perso 500 euro poi per recuperarli per tornare alla pari. Quindi questo caso qui che è partito così a rialzo va bene che per il test bene mi piace, però devo anche capire che questa cosa qui poteva partire a ribasso sin dall'inizio. Poi magari avrei recuperato, ma è la stessa cosa, devo stare un po' con gli occhi aperti. Grazie a te Marco che mi scrivi. Non è una genialità, è questione tecnica, quindi non è che abbia inventato l'acqua calda. La genialità sicuramente è l'andamento ciclico dei mercati. Ok, andiamo a vederlo velocemente qui. Ok. Ok, questa qui, inoltre, vedete che c'è anche poca volatilità, si sta fermando lì, andiamo a vederlo sul daily. Lì, è lì fermo, inutile, è lì fermo, non si sa da che parte vorrebbe andare. Il DAX, per esempio, devo vedere anche i weekly del DAX, che non ho visto. Il DAX si è portato in alto con una candela weekly ed è lì sulla media centrale, della Bollinger Centrale. Guardiamo qui, l'H1 fermo sul pivot, 3 volte che mi tocca il pivot, non mi ha toccato ancora la chiusura del gap, che sarebbe questa, non me ne frego del gap, vi ripeto, mancano pochissimi pips, quindi da qui, se mi ritorna qui sotto, sul dinamico basso, sulla rottura di questa candela, secondo me è da vendere, di nuovo, ok? Allora, andiamo a vedere l'ultima volta il test, poi vi lascio, niente, si riporta sempre più o meno nella stessa zona,
Ci guardiamo l'ultima perché guardate, interessante, un 0-0-1 perso, un 0-0-2 perso, un 0-0-4, quindi ormai aspettiamo, ecco, un 0-16 perso pure, ah no, un 0-8 perso, un 0-16 adesso in essere. Quindi diventa la cosa un po' interessante perché potrebbe andarci contro, come potrebbe portarmi il mio grafico a rialzo. Sono a 1300, sicuramente l'ha già chiusa, l'ha persa, avete perso 164, ha ribaltato ancora 0,32. È la seconda volta che mi fa un 0,32. Ok? Questa, neanche più. Due volte un 0,32, quindi vuol dire che un 0,32 lui mi fa, andiamo a vederle, allora, un 0,32 che mi ha fatto 62, quindi questa qui è la questione che vi dico prima, vi ho detto prima, allora ho perso 1, 11, facciamo, rimaniamo a 10. 25, 35, 45, 200 euro. Ne ho guadagnati 60, ne ho persi 130, qui ne ho persi altri 4. Quindi alla fine il grafico si è spostato a ribasso, perché questa cosa qui mi ha importato a perdere tanto. Ok? Non è sempre che con una 32 guadagno tanto, però c'ho sempre la possibilità di recuperare qui di nuovo. Allora andiamo a contarli. Se la prima è 1, 2, 3, 4, 5 perse e la sesta è guadagno. Finora, vi ripeto, in tutti i test sono riuscito a guardare la statistica che più di 6 non me ne perde. Allora, una, due, tre, ne ho perse tre. Ne ho perse tre, e allora più ne perdo e più allora vorrei aumentare. Ti ripeto, conto da 1000 più esposizione. Conto da 10.000 non c'è problema, perché una leva a 32 non è tanto. Non è già tanto per il discrezionale sul 1000, se voglio fare con lo stop loss, si può fare. Però, ripeto, lo stop loss è anche un po' dinamico, in questo caso che si sposta con le medie, quindi non so, vediamo ancora come funziona questo test. Comunque più di 6 posizioni non le ho mai perse. Cioè, se io voglio fare una cosa così, dico ok, c'ho il conto kamikaze, metto 1000, statisticamente negli ultimi anni più di 6 non ne ha perse consecutivamente, se proprio c'ho la sfiga che ne perde 7-8, allora magari perdo il mio capitale, brucio il conto, però potrebbe anche statisticamente andarmi bene, visto che tutte le statistiche dicono che più di tanto ne ha perse, più di 6 non ne ha perse anche qui. Una, due, tre, adesso vediamo la quarta operazione come si comporta. Niente. Vediamo ancora, vedete qui il grafico. Bene o male, anche se è sceso, sono sui 1.500 euro, sono il 50%. Eccolo qui. Ha portato a casa qualcosina. L'ultima operazione a 75 euro. Quindi questa 4, 10, 21, 20 euro li ho guadagnati 50. Quindi 50 che li metto sommati a questi 64, ne avevo persi 130, più o meno sono tornato a pari. Infatti il grafico si riporta più o meno sopra. Adesso non so quanto tempo ci rimane. Sono il 19 ottobre, vediamo come si comporta nelle prossime operazioni, poi vi lascio, vediamo, non vorrei sentirmi con gli altri. Ok, che ne pensi Umberto? Dammi il tuo feedback. Che ne pensi Alberto? Umberto e Alberto. Grande, cioè grande è la questione che magari ci si toglie un peso quando si mette il conto lì, chi ce li ha ne mette 10.000 e può giocarci perché vai via, torni, lasci, puoi andare, questo è cosa. Oh? Alberto, che mi dai anche tu un feedback? Marco, grazie a te, grazie. Una genialità, grazie anche a te. Cioè, io sto puntando su queste cose qua, alla fine mi voglio liberare. Immaginatevi se io voglio adesso partire, che ne so, voglio farmi un mese al mare, voglio andare nei Caraibi, voglio andare da qualche altra parte, no? Voglio stare via un mese e quel mese mi costa 5.000 euro, una bella ferie, belle ferie, bel sole, un bel hotel, tutto quanto a posto, non voglio risparmiare né un quattrino da nessuna parte, se non voglio farmi mancare niente, non è che voglio una qualità di vita chissà che, ma se uno va magari a Santo Domingo, non so se ci siete mai stati, con 3-4 mila euro sei un signore, cioè nel senso ti fai una vacanza di un mese veramente che è tutto a posto. Però io quando torno con il mio conto da 10, 15 o 16 mila mi ritrovo il mio conto che ne ha guadagnati 5 mila. Ho fatto una vacanza a spese di niente. E
In che senso? Cosa intendi dire come tagliando? Ah, sì, ok, ho capito, come l'auto. Certo. Ok, però vi ripeto che questa cosa qui la sto testando solo sull'euro-dollaro. Non ho ancora testato l'euro-yen, non ho ancora testato il dollaro australiano, non ho ancora testato il DAX, non ho ancora testato nessun'altra cosa. Capite che c'è... tra le mani c'è una fabbrica, ok? Tra le mani c'è, ancora mi faccio l'esempio ancora più bello che quello che se, lo sappiamo tutti. Tra le mani abbiamo il Ferrari, ma andiamo a 20 all'ora, ok? Perché se io scopro che su qualche altra coppia di valuta o altra coppia di indice o che ne so io, oro o che ne so, oro, attenzione ai margini, quindi dobbiamo avere il conto alto. Se io so che trovo una coppia, il dollaro yen, l'euro yen, sterlina dollaro, canadese, Nuova Zelanda e che ne so, e vedo che questa qui è molto più da una parte di vista costante nel taglio delle medie, allora posso mettere il crossover, che poi non si chiamerà più crossover, ovviamente è rimasto crossover. Lo posso mettere dovunque, lo posso mettere anche sia sull'euro-dollaro che anche su un'altra coppia, quindi posso differenziare le cose, ok? Quindi sarà magari a volte che l'euro-dollaro si espone più di tanto, ma nelle altre parti guadagno. Guardate, 100 euro con due operazioni, dal 19 al 3, quindi non è proprio velocissimo l'operatività. Il grafico com'è? Si sta riportando sopra i 1600. Un signor backtesting questo. Adesso sono 3:11, vorrei stare con voi per finire il test perché alla fine mi sta appassionando l'idea di questo test, mi sta appassionando di vederlo alla fine perché, non, vi ripeto, ne ho fatti tanti e guardo solo il risultato, poi quando mi darà il report vi dico anche come leggere bene il drawdown relativo e che qui sicuramente il drawdown relativo sarà alto, però non sono mai andato sotto il mio capitale, quindi il drawdown relativo perché io gioco su quello che sto già guadagnando, ok? Poi c'è le perdite consecutive e i guadagni consecutivi e vi faccio vedere che le perdite consecutive non saranno mai più di 6, ok? Quindi sto puntando su questa cosa qui. Mi devo allargare che dal 6 ci metto un 8, un 10, quindi posso pensare che magari può fallire fino a 8, 10 possibilità. Chi di voi è stato diverse volte a guardare ai tavoli della roulette con pazienza, sorseggiando magari una birra o che ne so io, un cognac, quante volte esce il colore nero, quante volte esce il colore rosso una sera? Tu, ma senza bere, vabbè. Mai entrato in un casinò? Allora, Alessandro, ti consiglio una cosa: entra nel casinò, non devi giocare, entra soltanto, non devi giocare. Fai questa esperienza, oppure se vuoi giocare, portati 100 euro, 50 euro, cioè quelli lì sono quelli esco, ok? Per così per giocare, ma assolutamente non è un invito ad andare a giocare al casinò, però vai a vedere come si muovono, non i casinò automatici, quelli sono tutti quanti un po' tarati, anzi sono tarati, però infatti anche Umberto mi sta dando ragione. Spostati, ci sono casinò in montagna, non so dove vivi tu, però ce ne saranno sicuramente. Fatti un weekend, vai a vedere da qualche parte, per poi fate una scampagnata. A vedere, si capiscono tantissime cose. Il poker, per esempio, a livello di money management, il poker è una questione anche tra la fortuna che ti arrivano le carte giuste, l'abilità di cambiare le carte giuste e la statistica di ne ho persa una, ne ho persa due, ne ho persa tre. Con la quarta guadagno. Quindi statisticamente se io sto seduto al tavolo da poker e perdo, che ne so, 30 volte, ma ne guadagno 8 o 9 o 10, ok? Statisticamente quelle volte che ho perso mi sono ritirato prima perdendo poco e quelle volte che guadagno, guadagno tanto. Quindi il money management in questo caso ha fatto il suo lavoro. La stessa cosa può succedere con la roulette. La roulette, allora io gioco il rosso, guadagno, gioco il nero, guadagno, gioco il rosso, perdo, gioco il rosso, faccio paroli e guadagno pure. Dopo 4-5 guadagni consecutivi io mi siedo e aspetto. Poi
Poi escono 5-6 rossi, chiaro che mi alzo, è 7 rossi, gioco addirittura, voglio speculare che esca ancora un rosso, quindi non lo gioco, oppure gioco sul rosso e poi raddoppio sul nero. Quindi faccio un paroli contrario. Il paroli è quello lì che mi riporta da questa statistica del robot che sto guardando adesso. So che statisticamente in tutti quanti i backtesting più di 8 non ne ho persi, addirittura usando questi settaggi così ampi delle medie, sebbene il time frame è un po' più stretto, i settaggi delle medie mi dicono che più di 6 finora non ne ho sbagliati. Allora posso puntare, addirittura vi do un altro input. Abbiamo il conto che ha perso 5 volte, allora cosa faccio? Ciclicamente in un altro conto o in un altro conto oppure nello stesso conto mi gioco una posta più alta. Perché sto guardando il tavolo sto guardando queste cose qui, sto guardando il tavolo del roulette che ha perso una, due, tre volte con il rosso e questa qui me la punto su un altro conto, magari ciclicamente o magari su un dato o magari su una resistenza, me la posso giocare perché statisticamente dovrebbe andare dalla parte giusta. Guardo cosa è successo prima, abbiamo avuto qui un sell, questo è un buy e questo è di nuovo un sell. Cioè allora, no, questo è un buy, quindi ho dato un sell, mi gioco questo, il buy che ha guadagnato 75. Quindi nell'altro conto, quando vedo che mi apre un buy, sto attento di come si sta muovendo il mercato, magari non l'apro subito come il robot, ma l'apro poco dopo, anche un buy. Ok? Qui statisticamente con una leva da 0,01, quindi un'operazione netta a 0,01 senza avere posizione di martingala, mi porta a 32 euro. Vedete che si sta riportando a 1.590, il picco era questo qui, 1.733, non siamo lontani da dove siamo partiti. Adesso vediamo se mi fa una bella posizione, ma riporto questo conto anche sopra i 2.000. Siamo il 23 do, il 3.12, quindi alla fine rimango con voi, se non vi annoio ci guardiamo gli ultimi 10 minuti, guardiamo la fine del backtesting, ok? Andiamo a vedere nel frattempo cosa sta combinando euro-dollaro. DAX fermo lì, l'euro-dollaro, vedete, sta cercando la sgambetta, allora la sgambetta su 4 ore, sta cercando lì, allora, ecco, è finito il backtesting, questa cosa qui si potrebbe andare long con lo stop loss di 20 pips, oggi venerdì mi gioco questa, per fare fino al pivot, per cercarmi un nuovo rialzo ciclico, quindi magari un 50 pips, ok? Bene, è finito il backtesting. Andiamo a vederlo. Ha guadagnato alla fine altri 5,60, altri 5,80, si è portato a 1.595. Ok? Ha finito il backtesting. Andiamo a vedere l'equity line. Penso che non sia malvagia. Ciao. Poco drawdown, guadagno, guadagno, poco drawdown, pochissimo drawdown, un drawdown bello forte, guadagno statico, drawdown e poi ritorna su. Quindi va benissimo, come equity line, se ce l'ho nel mio conto, penso che non sia cattiva. Ok? Andiamo a vedere. Perdite consecutive. Operazioni in perdita, aspetta, perdita consecutive dov'è? Vincite consecutive 4. Ok? Profitto consecutivo, ok, 612. Perdite consecutive dov'è? Eccola qui. Perdite consecutive in operazioni, dove le vedo? Vincite consecutive, dove sono le perdite consecutive? Ok, perdite consecutive 2. Questo non è vero. Perché? Ah sì, perché i guadagni lui li calcola così. Vediamo se vedo anche le posizioni. Drawdown relativo è 48, però vedete che è relativo perché non è mai andato sotto, a poco all'inizio. Allora, profitto, voglio vedere operazioni totali, ne ha fatti 46. Vediamo se me lo fa vedere in questo caso quante posizioni consecutive ha perso. Normalmente me lo deve far vedere. Mi dice 2, ma è sbagliato. Ah sì, perché 2 è dello stesso senso, no? Mi calcola questo. Operazione in perdita, perdita in denaro, numero delle perdite. Perdita in numero delle perdite. 5. Eccole qui. Numero delle perdite 5. Questo qui, 251 euro. Ok? Perdite consecutive sono soltanto relative ai long e ai short, quindi questo gli ha fatto più di 5 perdite non ha fatte. Infatti con la sesta abbiamo sempre guadagnato 3 o 4 volte in tutto il backtesting. Ok? Sto guardando posizione a ribasso, 25, posizione di profitto.
Insomma, un bel backtesting alla fine questo. Allora, quello che vi voglio dire io alla fine di questa cosa qua, questo robot qui, se io ho l'euro dollaro 1,40, magari gli dicono mi fare più posizioni long. Se io adesso l'euro dollaro 1,08, gli dico al robot sì, saltami tutte le posizioni long, fammi solo le posizioni short, fammi solo le posizioni long. Quindi anche qui darei, diciamo, la possibilità di guadagnare, però vi ripeto, è un controsenso perché il robot è fornito di stop loss, quindi perché non abbandonarci al caso che magari l'euro-dollaro potrebbe scendere ancora o salire ancora, visto che non lo sappiamo, abbiamo un robot che ha lo stop loss. Ok, io vi ringrazio veramente di quello che mi state scrivendo e di tutto. 4 anni, 2 mesi per fare questa cosa qui. Voi ridete, però c'è stato un abbandono di un anno e mezzo, un anno più o meno, dove l'ho abbandonato, poi l'ho ripreso perché non mi piace lasciare le cose così sospese. Infatti questa volta era la decisione di cantonarlo, buttarlo nella rottamazione in un hard disk dove butto le cose che per il momento non mi servono, e poi magari lo tiravo fuori tra un anno, ma questa volta mi sa che rimarrà un operaio da mettere a lavorare nei conti. Ok, perfetto. Allora io vi ringrazio della partecipazione, vedete qui siamo di nuovo qui, vi ripeto, una posizione long da qui giocandoci 15 pips ci sta per la ripartenza di un ciclo 3 sul 4 ore, sull'H1 siamo qui, due spike, doppio minimo, terzo minimo, non vuol dire niente, però ciclicamente, vi ripeto, siamo col detector basso, quindi tenderei più a cercarmi un long di nuovo, ok? Il short era solo questo. Ok? Perfetto, grazie a tutti, a lunedì a tutti, ciao ciao, vi ricordo, anche soltanto una richiesta di una mail per le promozioni, un piccolo messaggio su Skype a Micaela e lei vi manda le promozioni, potete discutere, se avete la promozione, adesso non so, io mi espongo magari un po' troppo, avete una promozione sui 3.000 con un bonus tot e con uno spread ribasso di questo, che ne so io, e voi ne potete mettere solo 2.000, cambia un po' la promozione, però in una maniera o nell'altra vi viene incontro, però solo questo mese qui, perché il mese di gennaio ci sarà la magra, c'è il mese della magra, della poca raccolta, perché il broker non si espone più di tanto, perché sarà un mese un po', diciamo, tranquillo sia dalla parte di via del trading, quindi c'è soltanto questo, quindi se dovete farvi il regalo di Natale lo fate adesso e vi raccomando, se lo fate adesso che è il 18 del 12, lasciatelo fermo fino alla seconda settimana di gennaio, perché è inutile giocare in questi giorni discrezionale. Se avete il conto flat si riparte a gennaio belli puliti, ok? Io spero che fino alla fine di gennaio di aver pulito la mia scrivania proprio per il caso che vi dico del crossover che voglio terminare questo lavoro. Ok? Grazie a tutti. Ciao 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 ciao.